Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa strepitosa puntata di Roletta 5 Channel. Allora, oggi siamo esattamente l'ultimo giorno di settembre e devo dire che cazzarola, finalmente ho fatto anche la rima perché non ne potevo più. Settembre si finì, finalmente aggiungerei. Perché è così? Allora, nonostante i miei fantastici 12 giorni ho ancora un po' di catarrino, ho avuto un'influenza, penso, abbastanza potente, non sia stato solo un colpo d'aria, ma un'influenza in tutti i sensi, nonostante che io ero tornata da poco in neurochirurgia. Non faccio più Covid, sono finalmente in reparto normale, in neurochirurgia, vediamo un po' quanto dura, città, quanto si campa là dentro, perché i Covid sono di nuovo in salita e hanno rotto i coglioni. Tutti avete rotto i coglioni. E niente, vi volevo parlare in questo video della mia del mio percorso dalla nutrizionista. Allora, io ho iniziato il mio percorso ufficialmente inizio agosto. Siamo ormai domani ottobre, sono 2 mesi. In 2 mesi, ragazzi, ho perso 4 kg questa mattina. Guardate un po', vi voglio un attimino, questa è larga, lasciamo perdere. Guardate un pochettino addome, cioè non ho più la panza. Vi ricordavate che avevo quella panza, almeno mi arrivava fino a qui? Quindi questo è il mio culo con le mie fantastiche fossette di Venere. Comunque, ho perso un bel po' di chili. La nutrizionista mi ha, diciamo, misurato circonferenze di braccia, gambe, addome, bacino, un po' tutto. Qua ho perso un punto nelle cosce, 2 centimetri, ovviamente stiamo parlando. Qua ne ho persi gli altri 3 addirittura nella zona dell'addome. E stamattina, pesandomi, mi sono svegliata con 68 e 40 grammi. Tipo. Allora, partivo io da dei chili che erano 72. 72 e mezzo, così. Poi quando sono andata già da lei era comunque 72-71. Comunque, ufficialmente 72, quindi 71, ehi, alla finiamo, 71, 70, 69, 68, ho perso, ragazzi, 4 kg in meno di 2 mesi, ed è una roba allucinante, un po' inquietante, assurda per me, perché io non pensavo che comunque in un mese e mezzo all'incirca perdevo tutti questi chili. Cioè, io, ragazzi, non pesavo 68 da almeno più di 3 anni. Penso che quando è morta mia mamma forse pesavo già sui 68-67, infatti ero più magra. E come vedete, non ho più la pappagoggia, ho soltanto un piccolo mini strato di pappagoggia, ma per il resto già non ne ho più. E come vedete, la cosa più importante qua sono anche i fianchi. Cioè, mi è diminuito, allora scusate se non le mie mutande, infatti qua. Comunque, quello che è diminuito sono già i fianchi, la circonferenza da qui, quindi fantastico, wow. Dalla prossima settimana inizierò la palestra, che è appunto qua sotto, che già io l'avevo iniziato tempo fa, e la continuerò a fare anche perché finalmente il caldore è finito e quindi è privati. In concomitanza con me sta facendo lo stesso identico percorso mio fratello. Mio fratello solo a distanza di 2 mesi, quindi io ho iniziato 2 mesi prima, ragazzo lo sta iniziando adesso. L'ho portata dalla stessa nutrizionista che è la fidanzata di un mio carissimo collega, una ragazza veramente brava, veramente eccezionale, e in cui mi ha dato questa dieta libera fondamentalmente, in cui c'è colazione 1, colazione 2, pranzo alternativo 2, cena e così via. Quello che sto cercando di evitare, come la peste, sono i dolci, pasta e pane misurato. Per il resto io già da più di un anno mangio comunque integrale. Quindi già mangiavo sempre pasta integrale, anche da Chiara, pane integrale, pane di semi, quinoa, le 5 cereali, tutta sta roba qua. Quindi in realtà il glutine è proprio quello vero, ed è un bel po' di tempo che non lo mangio. Al lavoro continuo a fare comunque abbastanza movimento, e quello che sto totalmente evitando sono anche le brioscine, le famose merendine a minchia che io mangiavo, dolci e dolcetti. Questo più che altro. Poi per il resto, ragazzi, si mangia di tutto e di più, una dieta molto ampia, libera ed equilibrata. Io mangio un'altra settimana un piccolo dolcetto, me la faccio, lo sgarro, la pizza,
mangio pesce, mangio carne, pane e pasta comunque vi devo dire, minchia, misurato, tutto integrale. Insomma, si mangia un po' di tutto, ma tutto livello. La cosa importante è limitare le quantità. Tutto qui, quello che io sto facendo è soltanto limitare le quantità, perché lo stomaco, ragazzi, più cibo gli buttate, più cibo vuole. Meno cibo gli date, meno cibo vuole. Quindi io dopo un tot, basta, dopo un tot, già io sono sazia. E su questo ovviamente io non sono nessuno, sto solo seguendo la nutrizionista. Dico sempre, non seguite le regole, quello che sto dicendo io. Ognuno di voi ha la propria diciamo dieta, ecco, personalizzata. Quindi non basate su questo video per fare le cose vostre. Cioè io non sono responsabile di cosa minchia voi capite. È semplicemente la mia, appunto, esperienza. Mi andava di raccontarvelo perché non so se ho fatto già un video a riguardo. Forse questo è il primo ufficiale. Ho aspettato per fare questo video ufficiale perché volevo effettivamente vedere se la dieta stava funzionando oppure no. Magari da qui entro fine anno mi rifarò delle analisi al sangue di nuovo, questa volta complete, per vedere un po' tutta la roba. E nulla, finalmente il famoso 10 ottobre mi farò la visita al cuore di controllo, che non la faccio da almeno 5 anni. Perché ho ansia, ho stato di agitazione, ma i battiti l'ho avuto un po' più squilibrati. Ora sono a 75, tipo wow. Però fanno così, alti e bassi, in base forse anche al mio nervosismo, non lo so. Sto cercando sempre di non innervosirmi tanto, di fare tanta meditazione, comunque preghiera. Questo mi aiuta molto, ora da forse un mese che non lo faccio. Nulla, quindi continuerò su questa strada. Ora la nutrizionista mi ha detto che per ritornare, perché ero molto in sovrappeso per la mia età, la mia altezza e tutto il resto, io devo pesare massimo 67, quindi io ora sono 68, tra un chilo io sono esattamente nel mio peso forma. Ovviamente è sempre il limite, quindi meno chili, cioè più chili perdo, meglio è per me. Perché se nel caso io vado a riprenderli, un colpo che sono a 67 non ci vuole arrivare di nuovo a 70. Un colpo magari, non dico 60, però magari mi piace 64, arrivare a 72 voglio quando ce ne vuole, quasi 10 kg. Quindi più chili perdo e meglio è per me. Con questo video vi mando un bacione del cuore, vi saluto sempre, continuate a seguirmi. Vi ringrazio tantissimo per i commenti sulla serie della Spagna, che comunque alcuni video hanno fatto più successo, altri un po' meno, ma ci può stare, era una serie sulla Spagna pazzesca di più di 20 episodi, quindi ok. Nulla, per il resto sto facendo tanto shopping e ho tolto anche un bel po' di roba vecchia. A darlo, io do sempre la mia roba vecchia in beneficenza. Qui abbiamo l'associazione che si chiama Manitesi a Catania, questa è la seconda busta. E cioè, compro roba nuova, ma almeno la mia roba vecchia la do in beneficenza. Sia perché mi piace, perché ha un senso, almeno le persone si vestono, sia soprattutto perché mi leva un po' dai coglioni la roba vecchia, che sennò non riesco a comprare roba nuova e non ci entrerebbe nel mio armadio. E ho comprato 3 maglioni nuovi e un paio di pantaloni e una canottiera, comunque 5 cose nuove. E niente, non vedo l'ora di iniziare la palestra e per la prima volta nella mia vita mi farò seguire da un vero personal trainer. Cosa mai fatta, quindi spenderò un po' di più di soldini, ma vorrei avere dei risultati, nel senso, ragazzi, il mio sogno è avere gli addominali, la famosa pancia piatta e addominali, che veramente spero di riuscirci. Sto cercando anche di dimagrire per fare il bebè, perché se io devo fare il bebè da qui a 3-2 anni, massimo 2-3 anni, devo comunque essere più magra, perché comunque tutti i chili le penso che li prenderò abbastanza in gravidanza. E non mi va di partire già da un peso forma, di essere sponghia. Io sono convinta che non mangerò così tanto, quindi magari perderò chili in gravidanza, secondo me al contrario. Però che ne sappiamo, quindi un conto è partire da un peso forma più decente, un conto è partire da un po' più alto. Quindi lo sto facendo in primo luogo per me, per il mio lavoro, perché comunque faccio un lavoro pesante, fisico, di posizionamento vario, di abbassare sempre in continuazione con le persone, sia per questo motivo che comunque è molto importante per me.
E la cosa più difficile che dico sempre anche alle varie dottoresse non è tanto il perdere i chili, ma il mantenersi. Cioè, nel senso, io posso perdere anche 25 kg tutto in un colpo, che bello, fantastico, wow, e poi vado a riprenderli. Il discorso è mantenersi, cioè riuscire a perdere chili, rientrare nel tuo peso forma e rimanere sempre fisso, cioè continuare sempre a non sgarrare, a non fare cose strane, a continuare su questa linea, insomma. E niente, spero di avervi dato dei consigli anche utili e pratici. Ci vediamo al prossimo video, che non so che tipo di video sia, ma io penso che sarà un video della baita weekend che ho creato nel mese di fine ottobre con i ragazzi, dove andremo praticamente in questa baita, ragazzi, bellissima, stupenda, dove sto pagando, qua siamo 4 persone per una sera a 200 euro, 250 euro, ma è una baita sperduta in mezzo alla montagna, all'Etna, più sopra del rifugio Sapienza, per un attimo staccare la spina e non pensare a niente e a nessuno, sempre spero salvo imprevisti, salvo tempo e tutto il resto, niente, ovviamente vloggeremo lì, faremo uno shooting fotografico con Francesca e vloggeremo. Mi sto rendendo conto che di qua sono proprio scarna, che bello. Ciao. La faccia, ragazzi, è la prima cosa che scala, non so perché. Comunque, già vi ricordate in base ai video che ho fatto della serie sulla Spagna che avevo la panzarella a luglio. Quindi, wow. È pazzesco che io non riuscivo, cioè non pensavo di riuscirci perché non pensavo che potevo riuscire così in poco tempo, che semplicemente ho limitato le quantità e tolto le cose schifose, ecco. E ragazzi, almeno per me basta questo. E sono diventata molto più magra, quindi ripeto a dire, non me l'aspettavo assolutamente manco io. E nulla. Per quanto riguarda il resto, ci sono tante altre novità all'orizzonte, però via via, insomma, vi aggiornerò, anche perché sto video già sta durando un quarto d'ora, quindi. Però ci stava un video così lungo, senza tagli, dove vi parlo un pochettino di questo mio percorso. Farò tanti altri video del genere, soprattutto quando inizierò a fare la palestra. Volevo fare la sala attrezzi più anche il tennis. Vediamo se qualche giorno ci riesco anche ad andare a farmi qualche lezione di tennis. Poi i soldini, l'unica cosa che ci vogliono sono solo i soldini. Per il resto, ragazzi, potete diventare anche Cristoforo Colombo. Quindi vi mando un bacio e ci aggiorniamo.